È l'una di notte di mercoledì 24 marzo 1976, quando il generale dell'esercito José Villarreal butta giù dal letto la presidente Isabel Martínez, terza moglie di Juan Perón e sua erede politica. Quello che ha da dirle è semplice e brutale. Signora, le forze armate hanno preso il controllo del paese, lei è in arresto. Inizia così la stagione più violenta e sanguinaria che l'Argentina abbia mai conosciuto in tutta la sua storia. Il golpe che consegna ai militari il paese e mette a capo del governo il generale Videla, quell'uomo gelido con i baffetti, avviene in un momento di grave crisi economica, con l'inflazione al 360%. Il peso, che valeva 120 lire nel 1973, è crollato a 10 lire. I militari danno subito il via al loro piano per il processo di riorganizzazione nazionale, che significa repressione, tortura, morte, terrore. Ma nonostante questo, il 3 aprile quasi tutte le nazioni del mondo riconoscono la giunta del golpe. Si astengono solo 22 paesi, ma per pochissimo tempo. Il governatore di Buenos Aires, generale Iberico Saint-Jean, spiega subito e bene qual è il programma delle forze armate. Prima uccideremo tutti gli oppositori, poi i loro collaboratori, quindi i simpatizzanti. Dopo uccideremo gli indifferenti e alla fine anche i timidi. Da quel momento l'Argentina non è più la stessa. Nei 7 anni di dittatura tra il 1976 e il 1983 spariscono senza lasciare alcuna traccia decine di migliaia di persone torturate in caserme come questa. Sono i desaparecidos, a cui vanno aggiunti quelli che sono riusciti a fuggire e coloro i quali sono stati ufficialmente uccisi. Ma il crimine più infame è quello che viene compiuto sui bambini. Lo Stato si prese i bambini, uno Stato non legale. Uno Stato assassino che comandava. Quando mi dissero che forse ero la figlia di una coppia di desaparecidos, ho pensato, no, mi taglierei le vene se scoprissi di avere il sangue di sovversivi. Qualsiasi cosa, ma non questa. Per la prima volta ero libero. Per la prima volta guardavo la persona che avevo davanti per quello che veramente era. Pensavo fosse mio padre, invece era il mio rapitore, il mio carceriere. L'orrore della dittatura è inimmaginabile. I militari strappano 500 bambini appena nati dalle braccia delle loro madri. I neonati sono considerati prede di guerra. Le madri vengono uccise o fatte sparire. Il 28 febbraio 2011, presso la sesta corte criminale di Buenos Aires, ha inizio un processo speciale, senza precedenti. Sul banco degli imputati ci sono 2 ex presidenti della Repubblica e altri 9 uomini appartenenti alla dittatura. Ognuno di loro ha preso parte al cosiddetto piano di ristrutturazione nazionale e ha commesso crimini contro l'umanità. Ora sono processati per il rapimento, l'assassinio e la scomparsa di 35 donne incinte o che avevano appena partorito. I bambini rapiti sono la prova che il piano di ristrutturazione è esistito. Il processo è reso possibile dalla tenacia di un gruppo di donne decise a ritrovare i loro figli e i nipoti scomparsi. L'esercito le ha definite terroriste, ma in tutto il mondo oggi sono conosciute con un altro nome, le nonne di Plaza de Mayo. Signori, ascoltiamo insieme tutto quello che la signora vorrà dirci. Questo processo lo aspettavo da tantissimi anni, da 14, 18, 20 anni.
Anzi, lo aspettavo da 34 anni. Un gruppo di centinaia di soldati attacca una casa con mezzi corazzati. Al suo interno ci sono 5 adulti considerati pericolosi sovversivi e un bambino di appena 3 mesi. Il terrore è diventato la politica dello Stato. In quella casa hanno ucciso mia nuora Diana, colpendola alle spalle. Credetti che fosse morta anche la bambina. Ora so con certezza che i militari la cercarono e la trovarono nella vasca da bagno, dove Diana l'aveva nascosta per non farla uccidere. Poco meno di un mese fa mi è arrivata la conferma che un signore, un giovane poliziotto che partecipò alla retata, fu lui a prendere la bambina dalla vasca da bagno. Abbiamo avuto il tempo di pensare a quello che stava succedendo. Fu tutto molto rapido, veloce. Ci spinsero tutti dentro il bagno e presero mio genero. Erano 5 o 6. Poi domandarono a mia figlia chi fosse e lei rispose che era sua moglie. Disse così: quello che ci teneva chiusi in bagno si allontanò, andò alla porta e le disse: vieni. Prima di uscire, lei si voltò verso di noi, guardò tutti noi e se ne andò. Non l'abbiamo più rivista. Gran parte delle persone prelevate con la forza, circa 5.000 secondo un conteggio approssimativo, donne incinta comprese, veniva portata qui, alla ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada. Quello che oggi è un museo della memoria era una prigione famosa per gli orrori che venivano consumati al suo interno. La ESMA dipendeva dalla Marina, che era guidata dall'ammiraglio Massera. Questa scuola fu teatro di crimini orrendi, sequestri, torture, sparizioni di bambini. Chi non perdeva la vita qui dentro perdeva comunque tutto. Nel 1978 fu istituita addirittura al suo interno un'agenzia immobiliare che vendeva ai militari le proprietà appartenute ai prigionieri. Chiunque sia passato alla ESMA veniva registrato su un libro e accanto al nome veniva messa anche una lettera. L, liberato. D, desaparecido. F, fucilato. C, cautiverio, cioè detenuto. I registri vennero distrutti verso la fine della dittatura, ma c'è chi ancora oggi sostiene che in realtà quell'archivio sia finito nella cassetta di sicurezza di qualche banca svizzera. Quando arrivammo alla ESMA, ero immobilizzata. Avevo mani e piedi legati. Mi avevano bendata, incappucciata e infilata dentro al bagagliaio di un'auto. In un elegante quartiere residenziale di Buenos Aires c'è la Scuola Tecnico-Navale dell'Esercito, l'ESMA. Uno dei principali centri di detenzione, tortura e sterminio creati durante la dittatura. Si calcola che dei 5.000 detenuti dell'ESMA siano sopravvissuti in meno di 200. Più di 100 prigionieri bendati e ridotti in condizioni disumane erano segregati lì dentro in una sezione speciale chiamata La Capucha, il cappuccio. Fui gettata nell'oculo che mi avevano assegnato. Un giorno chiesi di poter andare in bagno
Bisognava chiederlo. E quando mi alzai, mi sollevai leggermente la benda per non cadere. Quello ce lo consentivano. Con mia grande sorpresa, vidi che nel corridoio verso il bagno c'era una ragazza con in braccio un bambino. Aveva i seni e il ventre ingrossati, come se avesse appena partorito. Chiesi subito che ci facesse una ragazza incinta lì dentro e mi dissero che quello era una specie di reparto maternità. Alla ESMA venivano a partorire donne anche da centri di detenzione di tutto il paese. Aspettammo per tutto il giorno che nostra figlia tornasse. Aspettammo ancora per un paio di giorni, ma era tutto inutile, tutto inutile. Una vera angoscia. Una cosa è raccontare quei giorni e un'altra è stata viverli, perché ricordo che avevo un negozio. Quando aprivo la serranda, guardavo sempre. Fissavo di continuo la via da dove lei veniva tutte le mattine. Che cosa succedeva a quelle donne che partorivano alla ESMA o negli altri campi di detenzione? Ma soprattutto, che cosa succedeva ai loro figli? Se le madri poi venivano uccise, chi conservava l'identità di quei bambini nati nei campi di prigionia? Marcello Pigneiro, tu sei uno sceneggiatore, regista e sei stato anche produttore della Storia Official, che ha vinto l'Oscar come miglior film straniero. E la Storia Official è un film molto, molto duro, che racconta la ricerca da parte di una madre della verità sulla propria figlia. E quel film, quanto ti ha coinvolto lavorare a quella storia? Assolutamente, mi involucramento con la storia. Assolutamente. Che cuenta l'historia. Il mio coinvolgimento fu totale. Fu totale. Il coinvolgimento di tutta l'equipe che lavorò al film fu totale. La película. Cominciamo a pensare al film durante la dittatura, in realtà. Durante la dittatura. E non sapevamo in che modo avremmo potuto girarlo. Io e Luis Puenzo avevamo una casa di produzione pubblicitaria, quindi ci venne in mente di girare un film al di fuori delle strutture di finanziamento statale. Fuera de las estructuras de apoyo estatal. Scusa Marcello, ma non era pericoloso pensare una pellicola del genere durante la dittatura? Era pericoloso. Era pericoloso. Sì, ma mentre si vivono le cose, tu non sai che cosa succederà. E la vita è una sola. Volevamo farlo. Volevamo raccontare questa storia. A quell'epoca non si parlava di nulla. Così come non si parlava dei campi di concentramento. Ma tutti sapevano. Però si sapeva, in alguna maniera. Tutti, più o meno, avevamo vissuto da vicino gli effetti che stava avendo sulla società la dittatura. La storia brutale della repressione, il sequestro dei bambini. Tutti sapevano. Non credo che nessun giornale abbia mai scritto nulla sul tema, almeno giornali argentini. Però, ovviamente, quando comincia la democrazia, ricomincia anche. Particolarmente a partire dall'inizio. Quindi, quando cominciarono i processi alla giunta militare, cominciò a diventare pubblico tutto l'orrore. Comincia a rivelarsi l'orrore. Senti, in Kamchatka tu racconti il dramma degli oppositori politici che sono costretti a nascondersi, a fuggire. Tu hai avuto problemi come artista? Ti hanno minacciato, ti hanno messo da parte piuttosto che. E con esa película? Con questo film? Sì, sì, abbiamo avuto dei problemi. Este tipo? Beh, questo tipo di problemi. Telefonate. Chiamate telefoniche, pressioni. Ma non abbiamo mai smesso di lavorare. Con la Historia Official anche abbiamo avuto problemi, ora che ci penso. Ricevemmo delle minacce.
soprattutto l'attrice che interpretava la bambina. La nena che faceva il protagonista. Aveva sempre una macchina che l'aspettava fuori casa. Sto parlando di marzo dell'84, poco dopo la presa di potere del nuovo governo. Aida Bornik, che conosceva gente nel nuovo governo, contattò il ministro dell'interno per vedere se si poteva fare qualcosa. E il ministro ci disse che avrebbe organizzato un incontro con, non so come si chiama, con colui che era a capo dei servizi segreti, insomma. Che stava a cargo della SI, della SI, del Servizio di Intelligenza del Stato, ora ha un altro nome. Il nemico, quindi. Il peggiore. Il peor del nemico. Sì, il più pericoloso. E andai io all'incontro. Ricordo che andai con un'amica e le dissi di organizzare una conferenza stampa se non fossi uscito entro un'ora e mezza, perché voleva dire che mi tenevano rinchiuso lì dentro. E quest'uomo a capo dei servizi segreti era un uomo del governo. Teoricamente del governo. Del governo di Alfonsini. Del governo di Alfonsini, in teoria dei buoni. E quando entrai, ricordo questa stanza molto grande, questo signore era seduto ad una scrivania, la stanza era buia, non c'era molta luce. Gli racconto quello che era successo e mi chiede: e perché la stanno minacciando? E io gli rispondo: beh, non lo so, non sono io che sto minacciando. E di che cosa parla il film? State facendo un film sovversivo? E io gli dico: senta, mettiamo in chiaro una cosa, non importa di cosa parla il film, l'unica cosa che importa è che stanno minacciando una bambina di 5 anni e vogliamo protezione per questa bambina. E lui di nuovo: ma il film è sovversivo. E di pronto si comincia a notare che hai come passi atrás, no? Per farla breve, a un certo punto entrano nella stanza altri 4 uomini. Io capisco che la riunione non andava a parare da nessuna parte e nulla, me ne vado. Prendo l'ascensore, era un 5° piano, se non ricordo male. E mentre si stanno chiudendo le porte, una mano ferma l'ascensore. È un film questo? Sì, sembrava un film, ma era la realtà. Entrano 5 uomini nell'ascensore e cominciano a parlare tra di loro. E a un certo punto si ferma l'ascensore. E iniziano a ridere. Io non capisco, non so se in realtà ridevano di me, ma io, nella mia paranoia, penso che stanno ridendo di me. Poi spingono il bottone per far ripartire l'ascensore e si ferma nel sotterraneo e mi dicono: deve scendere qui. E io dico: no, io vado al piano terra, devo salire. No, questo ascensore non ferma al piano terra, deve scendere qui e aspettarne un altro. Scendono dall'ascensore, scompaiono e improvvisamente si spengono le luci dell'ascensore e si sentono dei rumori. Non ricordo quanto durò tutto ciò, 2 minuti, 5, 1, non lo so. Finalmente arrivò l'ascensore e io riuscii a salire. Quindi fu tutto per cercare di spaventarmi. E stiamo parlando di piena democrazia, era il governo Alfonsin. Quindi sì, anche durante la storia ufficiale abbiamo avuto dei problemi. Quanto ha aiutato il film, la pelicola, a parlare del problema de los niños nel periodo dei desaparecidos? Mira, si yo me atengo a lo que dijeron las abuelas. Le nonne di Plaza de Mayo dicono ancora oggi che la Historia Oficial fu un film chiave per la loro lotta. E questo mi riempie d'orgoglio. Quando si gira un film non si deve credere di essere onnipotenti, ma si deve semplicemente raccontare una storia e si cerca di fare in modo che chi la vede possa capire un po' meglio. Che nos entendamos y nos conozcamos mejor. La dittatura è ancora forte quando le nonne di Plaza de Mayo decidono di sfidare il regime e scendono in piazza per avere notizie dei nipoti che non hanno mai conosciuto. Alcune di loro sono anziane, altre hanno subito carcere e torture, eppure sono loro che fanno più paura ai militari. Se i nostri figli sono morti, ce lo devono dire. Non possono tenerci all'oscuro. Io ho 2 figlie scomparse. Il 21 novembre del 77 andai per la prima volta a incontrarmi con tutte le altre madri e le nonne nella piazza di San Martín. E lì ci riunimmo, noi 12 nonne per la prima volta. Venivamo tutte da posti diversi.
Stavamo sotto una carandà fiorito, davanti al circolo militare. Eravamo così ingenue da riunirci proprio davanti al circolo militare. Poi abbiamo deciso di incontrarci in un luogo più segreto. Dovevamo stare attente. Io ero preside, un'altra era insegnante, un'altra casalinga, un'altra era impiegata pubblica o una professionista. Tutte noi avevamo un'istruzione diversa e di conseguenza avevamo anche una vita diversa. Non immaginavamo che una cosa del genere ci avrebbe unite per tutta la vita. L'abbiamo scelto, deciso con coscienza, ma non pensavamo di andare avanti per 30 anni. Ci riunivamo per condividere le strategie d'azione, le idee, ma anche il dolore, le lacrime. Alcune di noi sapevano cucinare e preparavano i pasti. Altre sapevano battere a macchina e scrivevano le lettere. Altre sapevano parlare bene e incontravano le persone. Ognuna di noi faceva del suo meglio. Ci organizzavamo così. Mettemmo insieme un fascicolo che passò alla storia. Riportavamo quando furono presi i bambini, da chi, l'indirizzo e a volte il numero di telefono di alcuni militari. Sapemmo che i servizi segreti ci tenevano d'occhio usando proprio quel fascicolo, ma noi l'avevamo messo in conto. Se avessimo scritto tutti i nostri dati, delle nostre case, dei nostri figli, avremmo corso il rischio di vedere usate quelle informazioni. Ma se non l'avessimo fatto, a che serviva? Mia madre era qui, in questa cella. Stava qui perché non fu presa dalle forze della Marina, ma dall'aviazione. La fecero uscire soltanto per farla partorire. E poi la riportarono qui, da come sono venuto a sapere. Sono rimasto pochissimo tempo con lei. 2, 3, 4 giorni, non di più. Patricia Roy-Simlitt arrivò alla ESMA molto dopo di me. Conoscevo Patricia perché eravamo militanti insieme. Era la moglie di un uomo che chiamavano Matias, José Manuel Pérez Rojo, che era il mio superiore. Con lei avevo fatto tantissime manifestazioni, riunioni politiche, picnic. Dopo un certo tempo dalla sua incarcerazione mi dissero che Patricia stava per partorire e mi portarono nel seminterrato. Appena si aprì la porta dell'infermeria, vidi che prendevano il bambino. Aveva ancora il cordone attaccato. Lo misero sul suo petto e tagliarono il cordone. Lei stava col suo bambino, lo stringeva al petto. Per un po' stetti con lei. Parlammo, mi disse che l'avrebbe chiamato Rodolfo. Le piaceva Rodolfo. Poi ci salutammo e non la vidi mai più. Il 78 è l'anno dei mondiali in Argentina e la giunta militare sceglie di usare questa vetrina per propagandare all'esterno l'immagine di un paese pacificato e in armonia e all'interno per alimentare lo spirito patriottico e l'unità nazionale. L'Argentina, grazie anche a qualche arbitraggio discusso, alla fine riesce a vincere la Coppa. L'operazione risulta efficace e la popolazione vede i militari come coloro che hanno reso possibile la festa di tutti. Ma intanto i patotas, i commandos addetti ai sequestri, continuano la loro attività criminale anche mentre si stanno giocando le partite.
comienza el partido final de la Copa del Mundo del 78 en la República Argentina. Ya vamos Argentina, vamos Tarantini, lleve... Meno di 2 chilometri separano l'ESMA dallo stadio dove viene giocata la finale dei mondiali. Le urla delle donne partorienti e quelle dei torturatori che gioiscono per la vittoria dell'Argentina si fondono in un unico grido. Sono stato cresciuto come il loro figlio, però in alcuni momenti della mia vita avevo dubitato di essere figlio di mio padre. Ricordo benissimo che una volta pensai di chiederlo a mia madre. Le dissi, dimmi la verità, tu hai tradito papà, è così? E lei reagì tirandomi una scarpa. Però non ci fu niente più di questo. Quando mi mostravano queste foto, mi dicevano che ero appena nato. La donna che mi aveva rapito mi diceva di avermi partorito. E che ero un neonato in queste foto. Quando è chiaro che avevo già 3-4 mesi, era una continua menzogna. Dove sono i bambini nati in prigionia? I bambini di questa e di molte altre coppie che sono state fatte sparire in Argentina dal 1976? I loro figli dove sono? Resistere, resistere ad ogni costo, uscire allo scoperto, mostrarsi in pubblico. Plaza de Mayo diventa il simbolo della resistenza. La maggior parte delle persone rapite subiva lo stesso iter: sequestro, tortura, interrogatorio e infine il trasferimento. Ci dicevano che li spedivano in altri centri di detenzione, che stavano a sud, che erano più grandi. Dicevano che erano come delle fattorie. I cosiddetti trasferimenti dalla ESMA o da altri centri avvenivano una volta alla settimana. La vera destinazione sono le acque del Rio de la Plata, il fiume che sfocia nell'oceano. Nel novembre del 2011, la Commissione Interamericana per i Diritti Umani svela il segreto e pubblica 150 foto scattate dalle autorità dell'Uruguay. Sono i cadaveri trovati nel 1976 sulle coste del paese. Volevo adesso farle una domanda sul suo libro Il Volo. Com'è stata l'esperienza di incontro con quest'uomo e come ha fatto a farlo, diciamo, aprire, parlare, raccontare? Io non l'ho fatto parlare, lui voleva parlare, lui mi ha cercato a me. E io potrei dire che c'è un scoop giornalistico, ma è stato lui. Noi ci siamo incrociato nella metropolitana. E lui mi ha detto, io sono stato all'ESMA, e io ho pensato che lui era un sopravvissuto dell'ESMA, non un carnefice. E lui mi ha detto, no, io sono compagno di Astiz e Rolón. Astiz e Rolón sono due noti, sì, torturatori dell'ESMA. Io inizialmente non m'ho fidato di lui. L'ho chiesto un numero di telefono, lui mi ha dato un numero di telefono, io ho chiamato, volevo parlare col capitano Scilingo, e ogni cosa che lui mi raccontava io tentavo di verificare se c'erano storie reali o non reali. Scusi Orazio, ma lei sapeva già che venivano uccisi gli oppositori buttandoli dall'aereo? O non lo sapeva, sì, questo? Sì, sì. Si diceva, era una voce? No, i sopravvissuti lo hanno detto, perché ogni mercoledì quelli che dovevano morire
erano portati all'infermeria e gli davano un, le dicevano che gli davano un vaccino, ma questo non era un vaccino, ma una droga che li stordiva. Erano portati fino al camion, dal camion andavano all'aeroporto, montavano all'aereo e quando l'aereo era sul mare le davano una seconda iniezione più potente per addormentarli completamente. In questo momento loro erano buttati dall'aereo al mare ancora vivi. Quando il capitano le ha fatto questa confessione era pentito oppure la faceva per una forma, diciamo, di vendetta nei confronti di quelli che erano stati promossi, perché lui non era stato promosso? Inizialmente c'era questa seconda visione, lui era... Si voleva vendicare. Si voleva vendicare. C'erano altri che avevano fatto le stesse cose e avevano proseguito la sua carriera, ma durante le interviste, io ho avuto una docina di interviste con lui, e in un momento lui ha avuto un click e finalmente ha confessato che lui non poteva dormire, che lui era ossesso con quello che aveva fatto, che lui aveva stato con narcotici, con l'alcol, con, e che lui aveva bisogno di parlare tutto questo per liberarsi. Per liberarsi, sì. Orazio Verbischi è stato il primo a raccogliere la confessione completa di uno dei criminali che per uccidere usavano la pratica del volo. In che cosa consisteva? Ai prigionieri veniva detto che dovevano essere trasferiti, ma era una bugia. Poi gli facevano delle iniezioni per stordirli, quindi li portavano in un aeroporto militare, li caricavano su degli aerei cargo che facevano rotta verso il mare. Una volta sull'oceano, aprivano il portellone e uno alla volta li gettavano nel vuoto. Uno dei crimini più terribili che sono stati compiuti è stato quello di uccidere gli oppositori e dare i figli degli oppositori agli ufficiali dell'esercito, delle forze armate, che non potevano averne. E questi bambini poi hanno scoperto dopo 20 anni, 30 anni, che i loro genitori adottivi erano gli assassini dei genitori naturali. E questo è ancora una storia che non si è chiusa. Ci sono casi diversi. Ci sono quelli che hanno cresciuto con quelli che hanno ammazzato i genitori, ma ci sono quelli che ha stato dati a famiglie che non erano parte della repressione. Fra quelli che hanno vissuto con gli assassini dei genitori ci sono due atteggiamenti diversi. C'è un caso impressionante di due gemelli che ognuno ha uno di questi atteggiamenti diversi. Uno ama al polizia che ha fatto il ruolo di padre, sì. E l'altro non vuol sapere niente con loro. La testimonianza raccolta da Verbischi acquista ancora più importanza perché in tutti i processi i criminali della giunta hanno continuato a negare le proprie responsabilità e a difendere il loro operato, a cominciare da Videla. Quello che è certo è che tutte le partorienti alle quali i querelanti e l'accusa fanno riferimento, benché abbiano il mio completo rispetto in quanto madri,
erano militanti attive della macchina del terrore a cui ho fatto riferimento poc'anzi. Molte di loro usavano i loro bambini ancora in grembo come scudi umani nel momento in cui agivano da combattenti. Capimmo quasi da subito che le autorità non ci avrebbero mai detto dove erano i nostri cari, i nostri figli e nipoti. Da qui emerse la necessità di identificarli. Come potevamo andare negli orfanotrofi, per esempio, guardare dei neonati e dire può essere questo, era così quando l'hanno rapito, somiglia a mio figlio. Spesso i neonati non somigliano a nessuno. Perciò ci chiedevamo come avremmo fatto a identificarli se alcune di noi non avevano mai nemmeno visto quei bambini. Insomma, mentre ci chiedevamo come facciamo, come dobbiamo muoverci, Ciccia un giorno vide un articolo su un giornale. Su un giornale c'era un trafiletto. Un padre negava la paternità di un bambino. Allora gli avevano fatto un esame del sangue confrontandolo con quello del presunto figlio. Ed era risultato che era suo padre. Quella fu per noi la parola magica, sangue. Allora tutte noi nonne avevamo la stessa idea. Potremmo usare il nostro sangue per confrontarlo con quello del possibile nipote. Pensammo così. E cominciò la nostra ricerca in giro per il mondo. Brancolavamo nel buio. Non c'erano indizi, nessuno sapeva niente, ci mentivano, ci mandavano messaggi falsi. Ma prendendo le nostre analisi del sangue, andammo tutte al Blood Center di New York. Le nonne di Plaza de Mayo raccolgono i loro risparmi e partono per New York. Il medico genetista argentino Victor Penchazadeh lavora al Mount Sinai Hospital e conosce la loro storia. Attraverso di lui le donne arrivano al professor Fred Allen. Non era un genetista, ma un grande specialista dei gruppi sanguigni. Aveva persino scoperto un nuovo gruppo. Per ogni enigma scientifico-tecnico diceva sempre: lo risolveremo, basta lavorare. Fu molto gentile. Mentre parlavamo con lui nel suo studio, si era messo a fare dei calcoli e ci disse: se avete un po' di pazienza, vi darò tra poco una risposta. Noi andammo a prendere un caffè nel bar dell'ospedale. Quando tornammo, ci disse che era possibile risalire ai nostri nipoti dalle analisi del sangue. Nel 1981, alla scadenza del mandato, il generale Videla lascia il potere al generale Viola. Poi, dopo 7 mesi, subentra Leopoldo Galtieri, che cerca di riavvicinare la popolazione ad un regime ormai in declino, puntando sulla guerra delle Falkland o Malvinas, a seconda che li si chiami con il loro nome inglese o argentino. Se vogliono venire, che vengano pure! Noi combatteremo! Galtieri, uomo autoritario e forte bevitore, al grido di Las Malvinas son Argentinas, il 2 aprile 1982, ordina l'invasione di queste isole che erano sotto controllo britannico dal 1833. Galtieri, pensando che la guerra sarebbe stata facile e rapida e che gli Stati Uniti avrebbero appoggiato il governo di Buenos Aires, manda in un clima polare allo sbaraglio un esercito di giovani di leva. La Gran Bretagna invia navi, caccia e sottomarini. La guerra dura 74 giorni, provoca 650 morti tra gli argentini e 255 tra i britannici. L'Argentina si arrende il 14 giugno 1982. Galtieri è costretto a dimettersi e consegna il potere nelle mani di un altro generale, Reinaldo Vignone. Ma il regime dei militari ormai è agli sgoccioli, dopo aver promulgato una serie di leggi che dovrebbero garantire l'impunità ai criminali di tutti i passati governi. E Vignone indice le elezioni per il 30 ottobre del 1983.
ma le nonne di Plaza de Mayo non si arrendono e cercano le prove per ritrovare i loro nipoti e inchiodare i militari alle loro responsabilità. E stavolta hanno un alleato importante, la scienza. Un giorno mi chiamò un vicino di casa dicendomi che la bambina che cercavamo abitava in via Fraga. Ci diede l'indirizzo, il numero e il nome di chi la teneva. Cominciai ad andare a piedi in quella strada, tutti i giorni, a fare la spesa, prendevo il pane, la carne, le cose comuni. Cercavo di confondermi con l'altra gente. Andavo a fare la spesa e ci andavo sempre da sola. Finché un giorno non la vidi, lo ricordo bene. Gridò, mamma, a una donna che era sulla porta di casa. E dei bambini che erano sul bus e la chiamavano, Paola, Paola, Paola. Ecco, non posso spiegare quella sensazione, il dolore, l'angoscia, la rabbia, tutto quello che provai ascoltando la bambina chiamare mamma, quell'altra donna che la abbracciava. Le nonne si affidano con crescente convinzione ai progressi della genetica. Medici e biologi specialisti come Mary Claire King e i membri dell'Associazione Americana per il Progresso Scientifico aiutano queste donne in un'indagine mai tentata prima. Supponiamo che uno di questi ragazzi da grande scopre di essere stato rapito o nato in prigionia. Può comunque scoprire chi è realmente, quali sono i suoi genotipi, e possiamo metterli a confronto con quelli dei propri nonni, che magari possono essere morti nel frattempo. Ma il ragazzo scoprirebbe chi sono i suoi cugini, conoscerebbe la propria identità. Le nonne sono convinte che questi ragazzi debbano conoscere la loro identità. La strada è lunga, difficile, ma la determinazione delle nonne alla fine dà i suoi frutti. Genetisti e ricercatori di tutto il mondo si incontrano in un convegno a Washington. Quel simposio confermò, come un fatto assolutamente comprovato, che sì, è possibile stabilire un legame di parentela attraverso le analisi del sangue della famiglia materna e paterna e raffrontandole con quelle del potenziale nipote. Dopo 8 anni di feroce dittatura, considerata la pagina più tragica della storia argentina, libere elezioni eleggono il nuovo presidente Raúl Alfonsín. Il paese si ritrova unito intorno alle istituzioni democratiche. Quando apprendemmo il cognome della bambina, sporgemmo subito denuncia. Il primo giorno di democrazia, il 13 dicembre 1983. Alle 7 del mattino eravamo già in tribunale, ma riuscimmo a convincere la polizia ad andare nella casa dove la bambina abitava solo alle 13. In quella casa dissero alla polizia che c'era un errore, che la bambina era loro figlia. Mostrarono i documenti dove era scritto che erano i genitori. Fu redatto un rapporto, che poi venne presentato al giudice. Abbiamo dovuto dimostrare che Paola era nostra nipote e non la figlia che loro dicevano di avere. Richiedemmo le analisi del sangue. I pochi centri attrezzati per questo tipo di esami sono ancora controllati dall'esercito. Solo il reparto di immunologia dell'ospedale pubblico Durand mette a disposizione la tecnologia libera da sorveglianza. Paola Logares, il cui vero nome era Paola Lavagen, è stata la prima bambina che si è sottoposta a esami genetici per scoprire la sua vera identità.
dottoressa ci chiamò al telefono dicendo: Paola è Paola. Potete immaginare la gioia immensa, la felicità. La bambina era quella che credevamo che fosse. Bisognava stappare lo champagne. E così tutte insieme festeggiammo il fatto che Paola Eva Logares era stata ritrovata. Avevamo ragione. E poi ci fu la gioia di sapere che avevamo la possibilità di identificare i bambini, di poter ritrovare finalmente i nostri nipoti. Non mi sono mai mancati la vicenda, né lui né lei. Non ho voluto vederli mai più e non ho mai più chiesto di loro, mai. La prima cosa che Paola chiese fu di vedere le foto di quando era neonata. L'aveva sempre colpita il fatto che in casa non avesse mai visto le sue foto appena nata. Ora che sanno di poter stabilire scientificamente l'identità dei bambini rubati alle famiglie, le nonne di Plaza de Mayo cercano di coinvolgere anche il governo, ma non sempre trovano le porte aperte. Anche se è stata ripristinata la democrazia, le forze armate sono sempre pronte ad approfittare dei momenti di debolezza politica. E i presidenti eletti sono costretti a scendere a patti, promulgando leggi libera tutti. Ma il crimine che viene sistematicamente rimosso è quello contro i bambini. Chiedemmo un incontro con il presidente della Repubblica e chiedemmo, sollecitammo, pretendemmo la creazione di una banca ufficiale di dati genetici perché tutto fosse ufficiale, perché non facessimo più tutto da sole. Il presidente presentò un progetto di legge in Parlamento. E così venne istituito il Banco Nazionale di Dati Genetici. In Argentina è conosciuto come BNDG. È il primo database genetico del mondo dove è conservato il sangue delle nonne e dei loro parenti. È lo strumento principale per ricostruire la linea genetica delle famiglie. Sangue e identità sono ufficialmente collegati da un decreto che legalizza la ricerca dei 500 bambini rapiti. La Commissione Nazionale per le Persone Scomparse, creata da Alfonsín, rivela la portata e l'estensione degli orrori perpetrati dall'esercito. L'Argentina scopre che le migliaia di desaparecidos hanno un nome, ma dove sono finiti? La scoperta di fosse comuni apre un nuovo capitolo nella ricerca della verità. Il presidente Alfonsín è sconvolto dalla gravità dei crimini e promuove un processo contro gli esponenti delle quattro giunte militari, a partire dal generale Videla e dall'ammiraglio Massera. Il processo si svolge a porte chiuse. Per la prima volta, vittime e carnefici si incontrano di persona. Si condanna il tenente generale Jorge Rafael Videla alla pena del carcere a vita. Si condanna l'ammiraglio Emilio Eduardo Massera alla pena del carcere a vita. Quando ci fu il processo per le giunte, gli oppressori furono accusati di rapina, stupro, tortura, omicidio. Ma non furono processati per rapimento di minori. All'inizio noi nonne ci offendemmo. Come sarebbe? I nostri bambini? Nei primi due anni di democrazia, le nonne di Plaza de Mayo hanno ritrovato molti più bambini di quelli trovati negli 8 anni della dittatura. La loro ricerca dà i frutti sperati, le indagini procedono veloci e per la prima volta la sede degli incontri delle nonne si riempie della gioia per i primi nipoti ritrovati e riconosciuti. In onore di Raúl Ricardo Alfonsín. Nel 1990 il neopresidente Carlos Menem
in nome della pacificazione nazionale, ratifica la concessione dell'amnistia a tutti i membri dell'esercito già condannati. Videla può frequentare la messa, Massera è ospitato in televisione e Jorge Astiz, noto come l'angelo della morte della ESMA, appare sui settimanali. Solo le nonne hanno in mano la chiave per porre fine alla loro impunità. I crimini contro i minori non cadono in prescrizione. L'amnistia concessa dal presidente Menem non stupisce. Il regime militare nel corso degli anni ha goduto di grande supporto da parte di ampi strati della società e delle istituzioni. Parliamo del rapporto tra la Chiesa e la giunta militare. Ci sono stati due cardinali che erano nella loggia di Licio Gelli che hanno nascosto i crimini che venivano commessi con un rapporto molto stretto di amicizia con i capi della giunta, Videla, Massera. Sì, la conduzione episcopale ha avuto un contatto permanente con la giunta militare e la Chiesa non solamente nascondeva i crimini, ma li giustificava. Questo nonostante ci fossero molti sacerdoti che venivano presi, uccisi. Sì, molti sacerdoti e membri civili della Chiesa hanno stato uccisi, torturati. Sono parte dei desaparecidos anche loro. Parte dei desaparecidos. Io ho un dialogo fra Videla e il capo della Chiesa in quel momento, che era il cardinale Quarracino. Quando Videla è stato per la prima volta in carcere, Quarracino è andato a fare una visita a Videla e ha chiesto a Videla come stai, e Videla le ha risposto: "E siamo qui per aver fatto quello che voi ci avete insegnato". Lei è stato molto critico, ha cercato di capire qual era l'atteggiamento di Bergoglio, di Papa. Sì. Bergoglio. Beh, c'è una questione preliminare, e questa divisione che parlavamo previamente sul peronismo di destra e di sinistra c'era all'interno della Chiesa, e Bergoglio era un peronista di destra e è stato incontro dei peronisti di sinistra. Ma lui era il capo della Compagnia di Gesù e i preti che lavoravano nei baraccopoli, lui ha chiesto di lasciare questa attività. Perché? Perché lui non voleva un'attività dei preti vinculata col peronismo di sinistra. Sono documentate queste prese di posizione? Sì, sono documentati. C'è una lettera di uno dei preti alla Compagnia di Gesù, nella cui racconta tutta la storia. Però, diciamo, quello che si racconta della storia di Papa Bergoglio è la storia di un religioso che invece va nelle baraccopoli, va nei quartieri poveri, ha il contatto soprattutto con la gente più umile. Sì, ma questa è una delle caratteristiche del peronismo di destra. Me lo spieghi meglio. Andare ai baraccopoli non è una garanzia, dipende di cosa si fa. Quando i preti di una posizione di sinistra tentavano di organizzare la resistenza popolare contro la dittatura, invece Bergoglio voleva una situazione di resignazione. Non le sta simpatico Bergoglio a lei? No, non c'è una questione di simpatia o antipatia. Le cose che lui sta facendo sì mi sono simpatiche. Il suo atteggiamento con i migranti, con l'ecologia, io ho simpatia per queste posizioni. Io non ho fiducia nel personaggio. Una persona del barrio che non conoscia mi dijo: "Paso esto". ¿Y qué es lo que le contó que había pasado? Que había habido una redada y habían llevado presos
a los sacerdotes. Bueno, mire, Macera, yo quiero que aparezcan. Me levanté y me fui. Molti hanno continuato a mantenersi a distanza di sicurezza dai processi contro i militari, ma tanti altri hanno finalmente collaborato, parlando e aiutando le nonne di Plaza de Mayo a ritrovare i bambini rubati. Una grande parte della società argentina ci sosteneva e ci appoggiava. Molti ci aiutavano a presentare le denunce, questo non lo dimenticherò mai, perché grazie a una di quelle denunce ho ritrovato mio nipote. Non me lo dimenticherò mai. Un giorno ricevetti una chiamata al telefono. Era mia nipote, che aveva solo 15 mesi, era piccola quando prese i miei figli. Stava aiutando noi nonne di Plaza de Mayo. Io risposi al telefono. Aveva trovato le informazioni su un ragazzo che era nato nel novembre del 78, che lavorava in quel dato posto e che si chiamava in quel certo modo. Tutte quelle informazioni indicavano che si trattava del nostro caso. In quel momento ero il figlio unico di genitori separati. Con mio padre avevo un rapporto pessimo. Poi, un giorno al lavoro, venne una ragazza. Chiese di parlarmi. Risposi, no, sto lavorando. Allora mi chiese se poteva sedersi e scrivermi una lettera. Aprì la borsa. Dentro la borsa aveva un foglio e un libro. Era il libro delle nonne con tutti i loro casi. Nella lettera scriveva: sono Mariana Eva Perez, 88 anni. Sono nata in questo giorno. I miei genitori sono Tizio e Tizia, sono desaparecidos. Cerco mio fratello. Forse sei tu. Aprì il libro e vidi la foto di mia madre e mio padre. Nell'esatto momento in cui vidi quelle due foto, in bianco e nero, soprattutto quella di mio padre, capii che non serviva il test del DNA per confermare che quello che mi raccontava mia sorella era sicuramente vero. Io sono la versione a colori di quella foto di mio padre. Per lui fu una grande sorpresa. Ma credo che mia nipote sia stata molto convincente. Perché quello stesso giorno, verso sera, quel ragazzo si presentò nella sede delle nonne di Plaza de Mayo, porse il braccio e chiese un prelievo di sangue. Voleva sapere se quella ragazza era sua sorella. Mi ritrovavo un nipotino alto 1,80 m. Si avvicinò a me quando organizzammo l'incontro. Io, guardandolo negli occhi, gli dissi: «Sono tua nonna». «Lo so, nonna», mi rispose. Così. Ho scoperto in tribunale di non essere figlia dei miei genitori. Se non ricordo male, il giudice era Cervai. Lui mi ha consegnato il fascicolo dicendomi che al 99,9% non ero figlia dei coniugi Teslaf e Duarte. Io ho risposto che mi affidavo allo 0,1% di probabilità che io fossi loro figlia. In aula mio padre gettò in aria il fascicolo dicendo che erano tutte bugie, che erano sovversivi. Andai a trovare Germán in carcere. Gli dissi che avrei chiesto il test del DNA per smentirli, però lui mi disse: «No, piccola mia, no». In quel momento ho capito che io non ero sua figlia, loro figlia. E a quel punto mi raccontò dell'operazione. Cosa le disse? Disse che entrò e che ecco che fu lui ad uccidere i miei genitori. Ha bisogno di una pausa? No. Mi disse che uccise i miei genitori e non mi ha chiesto scusa per averlo fatto. Anzi, mi ha detto di avermi salvato la vita.
che era stato un atto d'amore, che a muoverlo era stata la compassione. Era stato un atto d'amore crescere la figlia di due persone che gli erano nemiche. Io in quel momento non capivo davvero cosa mi stesse dicendo. Non volevo conoscere la mia famiglia. Il giudice mi obbligò. Ma ero determinata a non farmeli piacere. Sentivo che quelle persone erano il nemico per me. Non li accettavo. Ma quel giorno, quando li ho conosciuti, quando ho parlato con loro e li ho incontrati di persona, è cambiato tutto. No, non è cambiato proprio tutto. Non è stato così. Però ho cominciato ad accettarli. Li ho subito accettati. Almeno non li odiavo. Quel giorno li ho lasciati senza odiarli. Anzi, mi erano perfino simpatici. Il problema è stato quando la questione è finita in tribunale. C'è stato molto clamore intorno a noi e hanno arrestato mia madre. E allora io mi sono rifiutato di vedere, incontrare e di avere qualsiasi tipo di rapporto con la mia famiglia biologica. Un giorno mi disse: non voglio vederti nemmeno morta. Ma io continuai a chiamarlo. Finché un giorno gli chiesi: dimmi una cosa, Guillermo. Questa signora che tu chiami sempre mamma è mia figlia? E lì c'è stato un click. Cambiò un po' verso di me, cominciò a rilassarsi e poco a poco fu più tranquillo e cominciamo a vederci. Ho cercato di non... ecco, di non confondere nessuno di quei due affetti. Una era la mia famiglia e l'altra la persona che mi aveva cresciuto. Cercavo di non confondere le due cose. Però senza dubbio anche questo sentimento è una conseguenza di quello che accadde durante la dittatura. Ogni ricongiungimento è una gioia, ma anche un trauma. E sono pochi i figli dei desaparecidos che sono stati in grado di fare questo percorso con obiettività. Poi vanno ricordati anche altri desaparecidos, quelli stranieri, arrestati per essersi opposti alla giunta militare. Nel 1982 il Corriere della Sera pubblica una lista di nomi di desaparecidos e comincia nel nostro paese un processo che dopo 17 anni porterà alla condanna in contumacia di due uomini della giunta militare. Ma a tenere buoni rapporti con l'Argentina negli anni della dittatura aveva pensato la loggia massonica P2 di Licio Gelli, a cui erano iscritti molti membri della giunta militare, tra cui l'ammiraglio Massera. Gelli, che era stato decorato nel 73 proprio da Perón, intratteneva ottime relazioni con i golpisti, tanto che pochi giorni dopo il golpe Massera gli aveva scritto esprimendo allegria per come si erano concluse bene le operazioni del colpo di Stato. E poi, più tardi, addirittura gli fece avere un passaporto diplomatico. Mio nipote aveva 28 anni quando l'abbiamo conosciuto. L'abbiamo trovato grazie a un rapporto che indicava l'esistenza di un ragazzo. E insomma, confrontando la data di nascita e il resto, capimmo che era mio nipote. Era così confuso che purtroppo alla prima udienza in tribunale arrivò perfino a difendere il suo rapitore in un primo tempo. Dovetti togliermi tante bende dagli occhi. In realtà erano tanti traumi. Per prima cosa, l'uomo che avevo sempre chiamato papà non era mio padre. E vedi chi era realmente. E il secondo trauma fu conoscere la mia vera famiglia, cercare di capirli e amarli lo stesso. Lui ammetteva, riconosceva che eravamo i suoi nonni, però non ci voleva bene. Adesso sì, adesso è davvero nostro nipote. In qualità di presidente della nazione argentina,
chiedo perdono in nome della Repubblica per la vergogna di essere rimasti in silenzio per questi 20 anni di democrazia. E coloro che si sono macchiati di atti così violenti e crudeli, che hanno istituito campi di concentramento, come fu la ESMA, hanno un solo nome. Sono assassini ripudiati dal popolo argentino. Ventotto anni dopo il colpo di Stato, il presidente Kirchner trasforma la ESMA nel Museo Nazionale della Memoria. In Parlamento viene approvata una legge che abolisce l'amnistia per i crimini commessi dalla dittatura. Migliaia di militari e di civili che vivevano tranquilli nell'impunità sono chiamati a scontare le loro condanne. Dopo molti anni, in Argentina, i diritti umani tornano al centro della politica dello Stato. Quando il processo si concluse, per una settimana non me la sentii di parlare con il rapitore che credevo fosse mio padre. Quando alla fine andai a trovarlo in carcere, lui mi gridò che era stata colpa mia, che era in carcere per colpa mia. Continuava a ripetere che era lì per me, che era per colpa mia. Così mi sono avvicinato a lui, l'ho guardato negli occhi e gli ho detto: non sapevo che nascere fosse un delitto. Quello che hai fatto tu è un delitto. Plaza de Mayo c'era spesso una manifestazione e ogni volta che c'era un evento delle madri o delle nonne, io ci andavo. Sin dall'età di 20 anni sentivo dentro di me che non appartenevo alla famiglia con cui vivevo e quelle nonne cercavano i nipoti e io mi dicevo che potevo essere uno di loro. Nel mio certificato di nascita c'era scritto Campo de Mayo, finché un giorno ho colto mia madre di sorpresa, la donna che mi aveva rapito, aveva preso delle pillole. Così le dissi di dirmi la verità, le dissi: io non sono davvero tuo figlio. E così lei non se l'aspettava e fece un passo indietro. Io mi avvicinai ancora di più e le gridai che doveva dirmi la verità, se ero davvero suo figlio. Lei fece di no, così con la testa. Bussavano forte. Signora Bell, venga, venga, apri la porta. Vidi Estela, Coco e Claudia Carlotto. Dissi: che diavolo vi prende? Ecco, io mi arrabbio facilmente. E in quell'occasione dissi: è morto qualcuno. Che avete? Estela entrò in casa con la sua caratteristica diplomazia e mi disse: Abel, abbiamo trovato tuo figlio. È stato il momento più felice della mia vita. Avevo vinto, avevo ragione. Invece quello che non ci capiva niente, che non riusciva a parlare, era Bell. Era bellissimo riavere mio figlio. Quel giorno c'era anche mia figlia, la sorellastra di Francisco, e viene da piangere. No, volevo solo dire che per la prima volta ho festeggiato la più bella festa del papà della mia vita. Perché erano tutti e due con me. Nel 2017 si è concluso il maxi processo per i crimini commessi sotto la dittatura e per quei tremendi voli della morte. Su 54 imputati, 48 sono stati condannati e tra questi i generali Videla e Vignone. Alerta che sta vivo, solo lo ideale di quello che sta parecido.
La giustizia ha fatto un piccolo passo, ma le nonne di Plaza de Mayo ogni giovedì continuano a marciare qui, davanti alla Casa Rosada, con in testa un fazzoletto bianco dove sopra c'è scritto il nome dei loro nipoti scomparsi. Le donne sono cocciute e finalmente lo hanno capito anche i militari. Buon pomeriggio. Procediamo alla lettura del verdetto. Prego tutti di restare in silenzio. Il tribunale delibera. Viene respinta la richiesta di prescrizione dell'azione penale avanzata dalla difesa, poiché i reati qui dibattuti sono crimini contro l'umanità, perpetrati negli anni, con pratiche sistematiche e generalizzate di sequestro, detenzione e occultamento di minori, dei quali veniva celata, alterata o soppressa l'identità, contestualmente al rapimento, detenzione, sparizione forzata o uccisione delle loro madri. Tutto questo era parte di un piano di annientamento dei potenziali sovversivi al regime che ha avuto ripercussioni su parte della società civile. Tale annientamento veniva perseguito con modalità di terrorismo di Stato tra gli anni 1976 e 1983 dall'allora dittatura militare. La Corte condanna Jorge Rafael Videla alla pena di 50 anni di reclusione. Silenzio, silenzio. Per favore, chiedo silenzio. La Corte condanna Reinaldo Benito Antonio Bignone alla pena di 15 anni di reclusione da scontarsi immediatamente senza alcuna proroga. La Corte condanna Antonio Bagnet alla pena di 40 anni di reclusione. La Corte condanna Jorge Eduardo Acosta alla pena di 30 anni di reclusione. La Corte condanna Santiago Omar Riveros a 20 anni di reclusione. Condanna altresì gli altri imputati a 14 anni di reclusione. La pena sarà scontata da tutti i condannati nonostante sopraggiunti i limiti di età e senza possibilità di chiedere l'indulto.